Ciao a tutti, benvenuti nella cucina italiana. Quanti di voi vi siete chiesti, ma posso utilizzare il latte di mandorle per fare la crema pasticcera? Prova, fallo, usalo. Posso utilizzare il latte di mandorle per... Posso utilizzare il latte di riso? Perché ho problemi col glutine, ok? Questo è un problema serio, ok? Allora, io non lo so se voi potete utilizzarlo. Non è che non lo so. Lo so, però non ve lo dico. Per un motivo molto semplice. Perché se devo fare la crema pasticcera, faccio la crema pasticcera con latte. Però se non posso, ovviamente la utilizzerò il latte di soia. Utilizzerò. Quindi la risposta è ovviamente... Yes, ma non mi venite a dire poi che il sapore è lo stesso, perché ovviamente no, ma si avvicina. Però oggi andiamo a fare qualcosa di buono lo stesso, cioè il latte di mandorla fatto in casa. Andiamo a fare una ricetta con l'estrattore. Avete presente questo macchinario? Costa sui 120, 130, 150, anche un pochino di più alcune marche, delle più buone. Però vi dico la verità, ne vale la pena, perché l'estrattore è un prodotto genuino, cioè un prodotto, non è un prodotto, cioè è un macchinario molto utile che ci fa fare tantissime cose utilissime nella nostra casa. Per esempio, vogliamo fare il dado fatto in casa? Con l'estrattore, fantastico. Vogliamo fare il latte di avena? Avete già visto il video del latte di avena? Utilizziamo l'estrattore. Vogliamo fare il latte di riso? Possiamo utilizzare l'estrattore. Come? No, però io c'ho la ricetta. Poi lo facciamo, non vi preoccupate, facciamo anche il latte di riso. Oggi ci concentriamo però su quello che è il latte di mandorle, ok? Allora, ingredienti per fare il latte di mandorle. 200 grammi di mandorle, poi abbiamo bisogno di un litro d'acqua, ma questa ci servirà domani. Oggi abbiamo bisogno di circa un litro d'acqua anche, quindi un litro d'acqua oggi, un litro d'acqua, mi raccomando, comprate l'acqua, perché questo è un ingrediente difficile da trovare. E un cucchiaio di miele, un succo, sciroppo d'acero, come si chiama? L'agave, cioè c'è lo sciroppo d'agave, eccetera, cioè, insomma, anche lo zucchero va bene, ok? Fondamentalmente va bene anche lo zucchero. In realtà chi lo fa, dato che questa è una ricetta un po' particolare, è molto predisposta per chi è vegano, quindi i pari dello zucchero, lo zucchero no! No, zucchero di carne neanche, fidati. E vabbè, comunque, insomma, alla fine della fiera ci sono tanti dolcificanti buoni, e se non trovate quelli, volete utilizzare lo zucchero normale, potete utilizzarlo. Però un po' di zucchero ci vuole, un pochino di zucchero ci vuole, perché gli dà quel tocco in più. Va bene, allora, cominciamo dunque la nostra preparazione. Molto semplice, molto facile. Prima di tutto, mettiamo 200 grammi di mandorle dentro una boule. Le copriamo bene con dell'acqua e le lasciamo riposare 24 ore, ok? Le prendiamo, pellicola trasparente, e le mettiamo nella parte bassa del frigorifero. Questo è quello che andiamo a fare oggi. Domani vediamo come fare tutto il resto. Facciamolo! Ovviamente le mandorle devono essere così, con la pellicina. Se non avete l'estrattore, ma comunque volete fare il latte di mandorla, l'importante è che avete un frullatore, e vi farò vedere anche come farlo. Pellicola trasparente e via a riposare per 24 ore. Eccoci qua, ecco, siamo già a domani, avete visto? Quanto tempo ci mettiamo a lavorare domani? Un attimo, però oggi vi faccio vedere qualche cosa. Allora, queste sono, adesso dopo le andiamo a vedere, sono le mandorle che si sono ingrossate, sono diventate belle. Allora, andiamo a fare subito un discorsetto di questo tipo. Una volta che le avete fatte così, le scoliamo come andremo a fare. Poi qui abbiamo dell'acqua pulita, perché non andiamo a utilizzare quella stessa acqua lì che c'è là dentro, perché comunque quell'acqua lì ha fermentato, ci sono dei batteri, ci sono delle cose che comunque non vanno bene, non sono sane. Invece noi vogliamo fare una cosa bella, sana, bella, buona, e quindi prendiamo dell'acqua pulita, come vi ho già detto, un litro d'acqua, ok? Dopo che andiamo a scolare. Se non avete l'estrattore, potete tranquillamente utilizzare uno di questi, un bel frullatore. Frullate tranquillamente, senza nessun tipo di problema, per 2-3 minuti, vedrete che diventa bianco tutto quanto qua, magari lo dividete, lo fate in due parti,
Dopodiché filtrate il composto, lo filtrate, magari qua gli mettete anche una retina, una, avete preso un torcione, una garza, e poi vi verrà fuori che cosa? Il latte. E vedrete, adesso vi faccio vedere le mandorle, perché verrà fuori il latte? Perché le mandorle, dato che le abbiamo lasciate tutta notte e anche diciamo 24 ore in ammollo, si sono ridratate, quindi adesso sono belle ciccione, belle gonfie, ma adesso ve le faccio vedere. Ok, allora, se per caso non avete l'estrattore, potete utilizzare questo, ma la domanda nasce spontanea: a cosa serve l'estrattore? Che cos'è l'estrattore e come è fatto l'estrattore? Facciamo subito due paroline, non è importante la marca, tanto questi non mi pagano per fare questa cosa, però è importante che capiamo perché, no? Allora, prima vi ho detto che con un estrattore ne possiamo andare a ricavare che cosa? Il dado fatto in casa, in modo fantastico. Morale, qua c'è questo qui che è un filtro, ok? Questo è, avete presente quello che è un tritacarne? Quindi qua viene macinato il tutto. Tutto quello che è parte fibrosa, parte densa, esce fuori da questo buchino e poi esce fuori da questo buco più grosso. Tutta quella che è parte liquida, dato che qua c'è un divisorio, qua ci sono questi filtrini qua, la parte liquida esce da quest'altra parte e quindi esce da quest'altro buco. In realtà è una cosa molto elementare, però per chi non avesse l'estrattore adesso sa che cos'è. Non è niente di strano, non è niente di particolare, anzi è una cosa che se riuscite ad avere, a comprare, compratevela, perché è buona, potete fare tantissime belle cose. Adesso facciamo così, pronto l'estrattore, strack, così già lui è pronto per poter lavorare. Adesso andiamo, prima di andare a utilizzare l'estrattore, andiamo a vedere che cos'altro ci serve. Una bottiglia, possibilmente in vetro, con un bel imbuto e, se ce l'avete, il tappino, quello di sicurezza, ok, che serve per fare in modo che mantenga. Una volta che l'abbiamo fatto, poi il nostro latte di mandorla ci rimarrà 3-4 giorni. Vi ho detto, dolcificante potete utilizzare lo sciroppo d'acero, lo zucchero di canna, la quantità, quella che più vi aggrada, ok, potete utilizzare quello che volete. Bene, andiamo a vedere le mandorle, come sono venute, le andiamo a filtrare bene e andiamo ad aggiungere l'acqua e cominciamo dunque subito, velocemente, quello che è la realizzazione del nostro latte di mandorle. Mi consenta, oggi mi consenta. Guardate, vedete come sono belle, sembra che sono state appena raccolte, si sono reidratate e quest'acqua qua è tutta acqua sporca. Adesso questa qua la andiamo a eliminare e poi andiamo a mettere dentro quest'acqua bella pulita. Ora, per comodità, metà di queste mandorle le metto dentro la brocca, ma se voi volete potete tenerle tranquillamente da parte. E piano piano iniziamo ad inserire un pochino di mandorle dentro l'estrattore e poi andiamo ad aggiungere, dopo che le abbiamo fatte macinare per quei 3-4 secondi, un pochino d'acqua. Facendo così vedremo che da una parte ci uscirà la parte, tutta quanta la parte di granaglia, mentre dall'altra parte, guardate il miracolo, ecco qua, sta uscendo il latte di mandorla. Continuiamo ad alternare gli ingredienti, un pochino di mandorle e un pochino di acqua, un pochino di mandorle e un pochino di acqua. Mettiamo nella bottiglia questa prima parte di latte. Ora vi faccio vedere una cosa. C'è rimasta un pochino di acqua, come vedete, e qui abbiamo tutta la granaglia. Quest'acqua che c'è rimasta la andiamo ad aggiungere alla granaglia, mescoliamo bene e la ripassiamo questa granaglia.
l'abbiamo passata la seconda volta, in quanto questa granaglia, prima di essere così asciutta, era ancora carica di latte. Infatti guardate quanto latte ancora sta tirando fuori. E un'altra cosa, una cosa importante, è che con questa granaglia possiamo fare tantissimi dolci, delle crostate fantastiche, insomma un giorno faremo una ricettina con questa. E andiamo a mettere nella bottiglia anche questo latte. Guardate che bello, mamma mia, cioè proprio ti fa venire voglia di berlo, cioè è proprio un'attrazione. Vabbè, in questa maniera abbiamo ricavato un litro circa di latte di mandorla. Facciamo una cosa. Perfetto, la ricetta è finita, semplice. Io qua adesso gli metterò un pochino di sciroppo d'acero, questo mi piace, non è come quello d'avena, che è un disastro, questo è buono. E quindi adesso gliene metto ancora un pochino, gli metto un pochino di sciroppo d'acero e sbrem, facciamo la prova dell'assaggio. Perfetto. Ok. È buono, sta buono. Iscrivetevi al canale, comparte il video con i tuoi amici, condividi il video con i tuoi amici, mettici un me gusta, dagli un like, metti mi gusta, mi piace, insomma, ci siamo capiti, dai. Va bene, sarà buono? No, questo mi gusta, questo sì mi gusta. Categoria. Faccio un passo e l'ordine deve essere.